Ciao ragazzi, da AgroLollo204 e benvenuti qua in un nuovo video test mod barra gameplay, dai, diciamo così. Ragazzi, è uscito. Sì, lo so ragazzi, come avete visto scritto dal titolo, è uscito questo mitico bolide, ragazzi. Si tratta, come vedete, è un Kirovets K700. Finalmente è uscito, ragazzi, e adesso sono qui con voi per provarlo. Proviamo un po' di prestazioni come lavorazioni. Facciamo aratura con un aratro a 5 corpi, che tra l'altro sopporta benissimo questo trattore, pur non essendoci un sistema di zavorratura davanti. Comunque guardate qua che abbiamo anche un sistema tipo per agganciare un tipo delle corde, un verricello, ma comunque non serve. E adesso ragazzi, prima di cominciare, ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale. E se volete dare un'occhiata al mod hub, comunque sia di farming, vi lascio il link come sempre in descrizione. Andiamo a vederlo. Si tratta di un trattore della categoria dei trattori grandi, quindi andiamo qua, ah no, qua. Ed eccolo qua più o meno alla fine. Purtroppo ragazzi, per chi gioca da PC è marchiato Kirovets originale. Noi qui, essendo su console, ce l'abbiamo marchiato Lizard. Ma fa niente, tra l'altro ha un buon valore economico, 73.000 euro. Perfetto, abbiamo tante cose, ragazzi. Vediamo un po'. Carburante. Ah, qui ragazzi possiamo aumentare e di più o di meno la capacità del carburante. Io ho messo al massimo. Odd trim, possiamo decidere di mettere la paratia sul motore. Come avete visto bene, io le ho messe le paratie sul motore, sul blocco motore, anzi andrebbero sempre messe anche nella vite reale, così almeno ragazzi il motore è più protetto. Poi abbiamo il logo della Kirovets, che dovrebbe essere questo. Possiamo sceglierlo di metterlo o su tutte e due le portiere o su una delle due portiere. E poi abbiamo anche... Possiamo tipo mettere earmuff, cos'è? Vediamo da vicino cos'è. Bag. Ah, ok, no, nella cabina, ragazzi, ti mettono una latta dell'olio. Ad esempio mi sono messo la latta dell'olio, poi non so che cosa sia quest'altro. Poi design esterno, possiamo mettere ah, un filtro dell'aria sulla cabina. Ah, i lampeggianti, io non ce li ho i lampeggianti. E anche un triangolo di sicurezza per la circolazione stradale. Ecco, questo non ci ho pensato. Possiamo decidere di mettere tutto eventualmente? Sì, però io non l'ho fatto, ma vabbè. Motore, lo Yams, che non ho mai sentito questa marca di motori. Comunque sia, ragazzi, da 220 a 290 cavalli. Cambio power shift. Peso 142 quintali, velocità massima 34 km orari. Ruote con le zavorrature. Io ho messo con le zavorrature. Purtroppo ho messo zavorrature solamente sulle ruote posteriori. Guardate, poi di colori, ragazzi, se volete colorarlo, abbiamo tanti colori. La cabina, la carrozzeria, guardate qua, anche rosso direi che non è per niente male. Fairsing, che cacchio di colore è? Fammi vedere. Non ho idea. Ah, la griglia! Decal dovrebbe essere il colore del logo, come vedete, colore dei cerchi. Poi, ad esempio, questo, ragazzi, è un trattore dei pompieri, diciamo, perché l'ho fatto rosso. O comunque vi ho fatto vedere tutto. Adesso vi faccio vedere il mio che l'ho potenziato al massimo con la versione 290 Cavaleros. E adesso ragazzi, non ci resta che, tra l'altro, a proposito, vado a vedere una cosa, perché ho notato che vado a vedere un pochino com'è il volume di gioco. Dov'è il volume? Velocità dirt, no. Però effettivamente pensavo di abbassarlo qui nelle... Ok, andiamo, radio, volume, dov'è il volume? Sto cercando. Ok, volume 40%, possiamo metterlo anche a 40, volume veicolo 40, va bene, anche in metà. Perfetto, adesso saliamo a bordo, siamo in cabina, ragazzi.
Come vedete, animazioni delle portiere che si aprono e si chiudono perfette. E adesso, ragazzi, sentiamo bene come parte. Allora, l'avviamento molto realistico, molto bello, perché comunque l'avviamento è questo, ragazzi. Nella vita reale è questo anche. Poi, se ve lo faccio anche sentire un pochino anche nella vita reale. Cosa abbiamo allora? Tutto che va, come vedete, vi faccio sentire un po' di sound. Sentite qua. Bello, bello, bello. Ah, tra l'altro, guardate lì la coppa di olio che abbiamo, che ho messo, eh. Comunque, tutto perfettamente funzionante. Tacrimetro, pressione dell'olio, indicatori di direzione funzionanti. Poi abbiamo anche luci che vanno nell'abitacolo, come vedete. Poi, altra cosa molto simpatica che sinceramente non ho capito a che serve, anzi non serve a niente, ma è molto simpatica. Vedete il ventilatore che abbiamo lì? Ecco. Ta-da! Lo possiamo accendere, ragazzi, ma molto bello come dettaglio. Purtroppo non vedo nulla di interessante, anche se è bello come dettaglio. E il clacson, ragazzi, il clacson, sentite qua com'è bello. Spacca tantissimo il clacson, ma adesso niente. Allora, prima mettiamo la prima delle marce. Ups. Mettiamo la prima della seconda marcia giù l'aratro e iniziamo, ragazzi, iniziamo a lavorare a 9 km orari, perfetto. Come vedete, 9 km/h già è perfetta come velocità. Si comporta molto bene, tira molto bene l'aratro. Adesso vediamo, ragazzi, a fine campo come si comporta. Vediamo in quanto spazio riusciamo a manovrarlo. Tra l'altro manteniamo bene una bella velocità costante di 9-10 km/h. Comunque sia, ragazzi, questi trattori russi, vi devo dire, sono belli. Poi ce n'è anche un altro, ragazzi, che non vi ho fatto vedere, un cingolatino della Rostelmash, che anche lui spacca tantissimo, che ve lo vorrei fare vedere. Ed eccolo qua, ragazzi, che magari avrei intenzione di comprarlo. Ah, mannaggia, non ce l'ho scaricato. Però poi ve lo fa. Vi prometto, ragazzi, che ve lo farò vedere anche quello, ragazzi, perché spacca come trattore anche quello. Ok, siamo arrivati, come vedete, a fine campo. Adesso ci tiriamo sull'aratro, ce lo giriamo, marcia, retromarcia inserita. Altra pecca molto molto bella, cioè altra chicca, volevo dire, non pecca, è che sentite questi rumori metallici come sono interessanti, ragazzi, rendono il tutto molto più realistico, ragazzi, molto più realistico. Poi, ragazzi, sapete che comunque questi sono trattori vecchi. E comunque fanno anche un botto di fumo, ragazzi, quando sono sotto sforzo. Non ho accesso a questo terreno, lo so, ma io ho accesso a questo. Ho girato male l'aratro? No, è giusto. Come vedete è perfetto, ragazzi. Tra l'altro abbiamo pneumatici che non si possono sdoppiare, cioè non si possono fare gemellate le ruote. Perché io mi ricordo, ormai si sta parlando di un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, quando giocavo a Farming Simulator 17, quindi si parla di quando non avevo ancora il canale, e questo trattore te lo potevi modificare, con le ruote. Ah, ecco qua, eccolo, dicevo io, mi mancava, ragazzi. Che si potevano fare pure le ruote gemellate, dicevo io, ragazzi. Mi pareva strano che mancasse qualcosa, ragazzi. Non ci ho pensato. Comunque sia, ragazzi, tutti voi che giocate console, PC, Xbox, scaricatela, ragazzi, scaricatela questa mod, merita top number one, ragazzi. Ve la consiglio. Cioè, ve la consiglio, ma proprio ve la straconsiglio, ragazzi. Adesso
Facciamo passare questo bel tizio con la due cavalli e poi ci giriamo noi, va? Comunque sia, ragazzi, è perfetto anche su strada. Però su strada ve lo farò vedere magari un'altra volta. Magari lo comprerò, ragazzi, poi. Tra l'altro, guardate anche come si muove la cosa della pompa dell'olio. Guardate, fa dei movimenti che sono perfetti. Ah, non vorrei aver girato male l'aratro. Ah, sì, infatti, l'avevo girato male, vedete. Comunque sia, ragazzi, vi dico, in questi campi questo trattore andrebbe bene, è perfetto. Solo che, ragazzi, sto sbagliando, secondo me, al modo in cui sto arando, perché secondo me dovrei fare dal lato più lungo, perché così vedete che ho poco spazio di manovra e quindi. Poi, ragazzi, non ho ancora un grande trattore cingolato, cioè c'ho il cingolatino New Holland. E poi sì, ragazzi, vi devo fare vedere, come avete visto da Instagram, ragazzi, ho comprato le olive, l'uliveto, come avete visto, guardate qua. Olive che tra l'altro sono quasi mature, devo solo far andare avanti un po' il tempo. Qui davanti abbiamo lo scuotitore sul 7810 e abbiamo anche il carrettino. Spero di riuscirne a portare alcune con il Carraro, col Super Tigre. E ragazzi, come trattore direi che è perfetto. Lo continuo a dire perché comunque, ragazzi, è fatto molto bene, l'hanno saputo interpretare bene questo trattore. Interpretazione da maestri. Comunque, ragazzi, vi dico, io adesso che continuo, adesso finisco di lavorare questo terreno e mi diverto un pochino con questi bei 290 cavalli russi, e intanto che il mio mi continua a divertire, vi ricordo di continuare a supportarmi, che tra l'altro, ragazzi, vi ringrazio di tutto il vostro supporto per i. Infatti, ragazzi, siamo arrivati a 250 iscritti. Grazie mille, ragazzi. Metteteci tutto il vostro impegno, che dobbiamo sfondare qui, dobbiamo portare avanti il più possibile la baracca. E comunque sia, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, un po' diverso dal solito, lasciate like, supportatemi e noi ci becchiamo in un altro favoloso appuntamento. Ciao, ragazzi!